Daniel, Tiger è qui con te. Avete ragione, scendere da questa collina può sembrare difficile, ma vi assicuro che se vincerete la paura sarà anche molto divertente. Come dico sempre io, ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. Ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. Sì, ma come facciamo a scendere poco alla volta da questa discesa? Beh, sai come faremo? Scenderemo per un pezzo a piedi. Così saremo più vicini al fondo. E poi proseguiremo scivolando con la slitta per un percorso più breve, senza rischiare troppo. Andiamo! D'accordo. Ecco qua. Daniel, che cosa ne pensi? Ehi, ora che scenderemo con la slitta solo per un breve tratto, non sembra poi così difficile. Credo che ci riuscirò. Forza, salite. Va bene, papà. Ah, perfetto. Tenetevi forte, si parte. Uno, due, tre. Ehi, non è stato così difficile ed è stato divertente. Ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. Che ne dici di provare partendo da un po' più in alto? Dico che sono d'accordo con te. Coraggio. Vogliamo fare un percorso più lungo, perciò partiremo da un po' più in alto. Va bene. Proviamoci ancora. Pronti? Sì! Uno, due, tre! Wow. Sì, che forte! E ora ancora un po' più in alto. Sì, facciamolo di nuovo. Ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. A scivolare lungo tutta la collina. Sì, prontissimo. E tu sei pronto? Si parte. Andiamo. Uno, due, tre, via! Sì, è bellissimo. Wow. Ce l'abbiamo fatta. Sì, prima abbiamo fatto whoosh e poi wow. È stato divertentissimo. Ah, è stato proprio emozionante. Ehi, è il mio tigrotto quello che sta pattinando? Mamma Margaret, guardate! Sto pattinando! Ehi, non sono caduto! Ops! Sono caduto, ma sto bene! Sai che sei molto bravo con i pattini? Grazie, mamma! Guarda, anche Margaret vuole provare a camminare per la prima volta! Margaret, finora non ha mai camminato da sola. Forza, Margaret, puoi farcela. Così avanti. Oh, guarda. Fa un passo alla volta. Ce l'hai fatta. Urrà. Margaret ha camminato per la prima volta. È venuta da me. Ho provato a fare qualcosa di nuovo. E anche Margaret. Non pensavo di riuscire a pattinare, ma poi ci ho provato. Un piccolo passo alla volta. Credevo fosse difficile, ma poi è stato grandioso. Naso. Oh, eccoti, Daniel. Ciao, amico. È quasi ora dello schiaccianoci, mamma. Quasi, ma prima, dato che non conosci il balletto dello schiaccianoci, voglio dirti una cosa molto importante. Giusto, perché quando facciamo qualcosa di nuovo, prima è meglio prepararsi. Proprio così. Nello schiaccianoci la storia viene rappresentata ballando, quindi prima voglio raccontartela, così saprai già quello che accade. Va bene. C'era una volta una ragazzina bella e dolce di nome Clara che ricevette in dono uno schiaccianoci giocattolo a forma di soldatino. Wow, forte! Quella notte, la notte di Natale, il suo adorato giocattolo schiaccianoci prese vita e la prima cosa che fece fu mettersi a ballare. Wow! Clara e il suo caro schiaccianoci andarono in un posto magico, pieno di caramelle, chiamato il Regno dei Dolci. Il Regno dei Dolci? Chissà che buono! E in questo magico Regno dei Dolci, Clara e lo schiaccianoci conobbero un'amica, la Fata Confetto. E così Clara e lo schiaccianoci ballarono e vissero felici e contenti. Mi piace questa storia. Beh, allora credo che anche il balletto mi piacerà. Sono contenta e so che papà è molto felice di accompagnarti. Wow, lo schiaccianoci di Clara ha preso vita. E se anche i miei giocattoli prendessero vita, sarebbe una cosa grandiosa. Presto, ci siamo. Forza, lo spettacolo sta per cominciare, miau miau. Ecco il tuo costume, Daniel. Grazie.
Sono felice che tu sia qui, mi guarderai ballare. Ora vado ad indossare il mio costume. Clara riceve un giocattolo nuovo, abbraccia il suo schiaccianoci e balla felice. Il giocattolo prende vita. Quando cala la notte, si sveglia, si stira e inizia a danzare. Daniel prende un bel respiro e prova con tutte le sue forze. Poi fa un salto a sinistra, uno a destra, alza un braccio, alza l'altro e poi riprende a saltare. In breve balla e salta per tutto il palcoscenico, gira e gira e fa volteggiare anche Clara. Poi marcia come un soldatino e ancora fa volteggiare Clara. Quando qualcosa sembra difficile, fallo un po' alla volta e vedrai che risultati sorprendenti avrai. Inchino! Mi hai visto? Ti ho visto, Dani! Non credevo di riuscire, ma poi ce l'ho fatta, provando un po' alla volta. Dai, perché non balliamo ancora? Daniel, sei pronto? Non piangere, vieni, Margaret. È ora di andare, amico. Tieni, mamma. Grazie. Andiamo a trovare il principe mercoledì. Sbrighiamoci. Che brava la mia bambina. Ora saliremo sul tram. Vuoi venire insieme a noi? Ciao, tram. Potresti portarci... Oh, scusa tanto. Preferirei non prenderlo, Daniel. Davvero? Non andremo in tram oggi? No. Raggiungeremo il castello del principe mercoledì a piedi. Perché? È l'ora del pisolino di Margaret e il passeggino l'aiuta ad addormentarsi. Ma... io vorrei andare in tram. Mi piace molto viaggiare con il tram, anche a te. Oh. Su, cerca di capire, Daniel. So che vuoi andare in tram, ma Margaret ha bisogno di dormire. Grazie, tram. Saliremo un altro giorno. Ciao, ciao. No! Ho detto che io voglio andare in tram, ma... Forza, Daniel. Andremo a piedi dal principe. Margaret dormirà e noi faremo due passi. Ma io non voglio. Io voglio andare in tram, ecco. Daniel, lo so che per te è un dispiacere, ma non si può avere sempre quello che si desidera. Ma questo non mi piace. Beh, se non hai quello che vuoi, batti tre volte, ti sentirai già meglio. Se batto i piedi mi sento meglio. Fai una prova. Vuoi farlo insieme a me? Se non hai quello che vuoi, batti tre volte, ti sentirai già meglio. Ehi, in effetti mi sento molto meglio adesso. Bene, mi fa piacere. Allora, andiamo a piedi dal principe? Sì. Vuoi aiutarmi a spingere il passeggino? D'accordo. Tarandam, tanterantiran, tarantera. Vuoi venire insieme a me, insieme a me? Hai visto? Ho trasformato la canzone del tram nella canzone della passeggiata. Dal principe mercoledì andiamo per giocare. Vuoi venire insieme a me, insieme a me? Ops, Margaret sta dormendo. Dobbiamo cantare a voce più bassa. Shh. Farai bei sogni. Siamo arrivati. Oh, shh. Volevo dire, shh. Siamo arrivati. Ecco il castello del principe mercoledì. Benvenuti. Eccoci qua. Ciao. Oh, shh. Ciao. Ciao, Daniel, farò in fretta. Quindi oggi avrai poco tempo per giocare. D'accordo. A dopo. Ehi, Daniel, giochiamo agli esploratori di pietre? Per favore, mamma, possiamo andare in giardino? Ma certo, caro, e se avete bisogno di me, sono qui. Va bene. Andiamo, Daniel. Ciao, principe martedì. Ciao, Daniel. Oggi lavori al negozio di alimentari. Se hai bisogno di qualcosa, sarò fragoglieto di aiutarti. Molto fragoglieto. Grazie mille, principe martedì. Andiamo, piccolo aiutante. Hai visto quante cose buone? Certo che fare la spesa fa venire un po' fame. Sì, anche a me. Dobbiamo comprare molte cose, papà. Allora, vediamo. Dovrei aver messo la lista della spesa da qualche parte. Vedi quello che vedo io? Biscotti!
biscotti! Mettiamoli nel carrello! Aspetta un momento, Daniel. Abbiamo già i biscotti a casa. Questi non ci servono. Ma io li vorrei, mi piacciono! Mi dispiace, Daniel. La risposta è no. Ma ho davvero bisogno di questi biscotti! So che vorresti tanto comprare quei biscotti, ma non ne abbiamo bisogno. Le cose che ci servono sono qui sulla lista della spesa. E come puoi vedere, non ci sono biscotti sulla nostra lista. Su, Daniel. Grrr. Ecco, adesso sono arrabbiato. Capisco perfettamente quello che provi, ma Daniel... Se non hai quello che vuoi, batti 3 volte. Ti sentirai già meglio. Vuoi provare? Se non hai quello che vuoi, batti 3 volte. Ti sentirai già meglio. Così va un po' meglio? Sinceramente vorrei ancora i biscotti, ma pestare i piedi mi ha aiutato a sentirmi più tranquillo. Sei stato bravo a trovare un modo per calmarti e sono felice che tu l'abbia fatto, perché ho un compito importante per te. Ho bisogno del tuo aiuto per essere sicuro di prendere tutto quello che c'è sulla nostra lista. Ti va di farlo? Volentieri, papà. Mi aiuterai anche tu? Bene, saremo degli ottimi aiutanti, io e te insieme. Qual è la prima cosa della lista? Indovina, ti darò degli indizi. È il cibo preferito di Caterina. Sono lunghi e dritti, sottili e si attorcigliano. E il più delle volte li mangi con la salsa di pomodoro, o il formaggio, oppure con le verdure. E a volte con le polpette. Tu hai capito cosa sono? So che il cibo preferito di Caterina sono gli spaghetti. Gli spaghetti sono lunghi e si attorcigliano. Sono gli spaghetti, papà! Hai indovinato, prendine una confezione. Spaghetti! Sono gustosi nel mio pappancino. Bel lavoro di squadra, continuiamo. D'accordo. Che cosa c'è ora sulla lista? Indizi, per favore. Il prossimo cibo che dobbiamo prendere è una verdura. È dura e croccante. Ed è anche appuntita e arancione. Sai che verdura è? Le carote in effetti sono croccanti e sono anche appuntite. Sono le carote! Eccole qui! Benissimo, dentro al carrello. Ottimo lavoro! Perfetto! E ora che cos'è il prossimo? Mi piace questo gioco! Allora vediamo. Il prossimo nella nostra lista è una verdura verde e ruvida e somiglia quasi ad un piccolo albero. Che cosa pensi che sia? Un piccolo albero, Beh, i broccoli sembrano quasi degli alberi. Già, e sono verdi. Sono i broccoli? Ecco qua, nel carrello, presi. Sei un mago della spesa, Daniel. Anche tu. Aiuto! Il tuono era forte, vi ha spaventato? Ma qui siete al sicuro. A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Qual è la prossima regola del nostro piano? Dunque, la prossima regola del nostro piano dice di controllare che nel kit di emergenza ci sia tutto quello che può servire in caso di temporale. Volete darmi una mano? Certo, mamma! Sì, sono ottimi aiutanti! Ti va di controllare il kit di emergenza con noi? Dobbiamo trovare tutto quello che c'è sulla lista. Il primo oggetto da cercare lì dentro è una torcia. Per caso riesci a vedere se ce n'è una nella valigetta? Vediamo. Ecco qua la torcia, miau miau. Torcia presente. Bene, la prossima cosa sulla lista è il kit di pronto soccorso. È fatto in questo modo. Dov'è il kit di pronto soccorso? Ho trovato anche quello. Kit di pronto soccorso presente. La prossima cosa da cercare sono delle bottiglie. Hai visto delle bottiglie d'acqua? Sì, le ho viste! Bottiglie d'acqua presenti! Abbiamo trovato tutti gli oggetti! Hai visto, mamma? Il nostro kit di emergenza è completo! Siete stati bravi! Pensate possa servire qualcos'altro? Che ne dite di un libro? Anzi, 3! Leggere mi fa sentire più tranquillo! Secondo me è una magnifica idea! 3 però sono troppi per il kit! Dovrai sceglierne solo uno, perché non c'è abbastanza spazio! Daniel, tu quale preferisci? Fammi vedere! Posso mettere dentro questo le avventure di Tigi, la tigre esploratrice! Tigi, la tigre esploratrice! Ora abbiamo tutto quello che serve per far fronte a un temporale. Ottimo lavoro! Stavolta è stato proprio forte, ma io sono qui. Che ha spento la luce, Gesù!
successo? Voglio la mia mamma, miau miau. A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Durante un forte temporale capita che salti la corrente. Ma i vostri genitori sono qui e non vi succederà niente. Cosa si deve fare quando va via la luce? Ti ricordi cosa diceva il piano con le regole? Prendiamo il nostro kit d'emergenza che contiene... La torcia! L'ho presa! Che cos'è stato? Un altro tuono? No, è stata la mia pancia, mi è venuta un po' di fame. Si può fare qualcosa anche per questo? Oh sì, il piano prevede che si cena tutti insieme, va bene? Ma come facciamo? È tutto buio! Non ti preoccupare, ho preparato una cena molto speciale in salotto. Venite a vedere. Forza, andiamo! Sembra proprio un picnic! Sì, un picnic casalingo! La cena è pronta, mangiate, buon appetito a tutti! Il panino si chiama! Miau, miau, miau! Oh no! Ehi, bambini, guardate, indovinate che animale è? Una mucca, miau miau. È giusto. Ora tocca a me. Va bene, prendi la torcia. Lo so, è una scimmia. No, è un ghepardo. No, è una... Ma dai, è Tiger. È stato tutto gustoso nel mio papancino, miau miau. Mi fa piacere. E adesso che abbiamo finito tutti di mangiare, possiamo cominciare a prepararci per andare a letto. Per caso ci sono delle regole da seguire? Sì, c'è un piano anche per quello, Gu. Vieni a vedere, da questa parte. Ecco i letti. Oh, il mio sacco a pelo è bellissimo, miau miau. Anche il mio. Ma prima a lavarsi i denti. Prima io. Va bene, adesso voi due venite con me. Vieni qui, mio bel tigrotto, che ti aiuto a mettere il pigiama. Ok, mamma. Ecco fatto. Sai, è bello che i miei amici siano qui con me. Mi fanno sentire più al sicuro. A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Ciao, ciao, Dani! Guarda, ci sono Gu e Caterina. Erano a casa nostra e stanno bene. Ed ecco la famiglia reale, lavorano tutti insieme. Ciao a tutti! A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. La mia amica è la Ina e Lady Elaine mentre riordinano il giardino. È bello vedere che nessuno si è fatto male e che ognuno aiuta il suo vicino. Buongiorno, maestra Harriet. Buongiorno! A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Fermati, Trump, siamo arrivati. Grazie, amico Trump. Ci vediamo dopo. Il motivo per cui vi ho portato qui è che a causa del forte vento uno dei nostri bellissimi alberi è caduto, vedete? Oh no! E ha bloccato l'ingresso della nostra amata fabbrica. Oh, è un bel guaio. Papà, mamma, avete visto? Che cosa si può fare per spostare quell'albero? È così grande. Bisogna pensare a qualcosa. Su col morale. Come hai visto, un forte temporale può fare dei danni. È vero. Anch'io mi scoraggiavo quando avevo più o meno la tua età, ma mia madre continuava a dirmi: chiedi aiuto e troverai sempre delle persone disposte a dartelo. E tu sei qui per dare una mano. Esattamente. E non sarò il solo a farlo. Cercherai anche tu altre persone? Guarda! Sta arrivando qualcuno! Tu chi altri riesci a vedere? Io vedo i pompieri. Oh, ma sono il musicista Stan e la dottoressa Anna. Sono proprio loro. Vedrai che toglieranno l'albero e riusciranno a liberare l'ingresso che porta alla fabbrica di orologi. Lo faranno? Wow! Il musicista Stan è un pompiere, lo sapevi? E anche la dottoressa Anna lo è. Papà li andrà ad aiutare. Ci sono un sacco di persone disposte a dare una mano. Ehi, ti va di giocare con me a fare finta? Facciamo finta di aiutare la gente. Ci prenderemo cura di loro e proteggeremo l'intero quartiere. Noi siamo qui per aiutare te. Tu chiamaci e noi arriviamo. Quando devi attraversare, ci pensa il poliziotto. Il dottore ti curerà. Non preoccuparti, guarirai. Io sono il pompiere. Scatto il fuoco e salto tutti quanti in sé. Noi siamo qui per aiutare te. Tu chiamaci e noi arriviamo. Siamo gli aiutanti qui. Tu chiamaci e veniamo.
stato grandioso!